Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti alla conferenza stampa pre-partita di Sassuolo-Atalanta, match valido, lo sapete, per la prima giornata di campionato della nuova Serie A Team 2023-2024. C'è mister Gasperini a vostra disposizione per una domanda a testa. Iniziamo come da tradizione da Maier di Bergamo Sport, prego. Mister, buongiorno. Buongiorno. Non so se si può dire buon campionato. Speriamo. Allora, io seguo quello che cantavano giovedì sera i tifosi: vogliamo il tricolore. Adesso, a parte gli scherzi, però credo che ci siano tante aspettative per vincere il tricolore, ma anche vincere solo qualcosa, ma no, per un campionato qualcosa di cosa dobbiamo vincere, o il tricolore o Coppa Italia non farebbe male, sì, l'Europa League. Vabbè. Poi non c'è più niente. Va bene, allora proviamo il triplete. Va bene, dai, giudicato, andiamo. No, sulle aspettative della gente volevo. Ma io spero che non siano queste, però se sono queste cercheremo di adeguarci. Fontana Dazon. Buon pomeriggio, mister. Buongiorno. Per lei questa può essere un'altra stagione storica, perché in caso di conclusione della stagione sulla panchina dell'Atalanta, glielo auguriamo, supererebbe come longevità su una panchina di Serie A Carlo Ancelotti, quindi anche questo rappresenta un ennesimo traguardo. Ha pensato a questo dato, insomma, molto importante, insomma, fa ancora una volta, potrebbe fare ancora una volta la storia dell'Atalanta. No, non ci ho pensato, però l'ho letto, me l'avete fatto notare, effettivamente è un bel... Sarebbe un grandissimo traguardo, indubbiamente. D'altra parte un po' dispiace, perché vuol dire che passano gli anni, che si è andati tanto in là, però indubbiamente sarebbe un qualcosa ancora di più forte, che mi lega comunque a questa società. Nebuloni Sky. Abbiamo appreso prima di entrare della tegola di Touré, che è uno dei sei acquisti di questa campagna estiva. Ti volevo chiedere che idea ti sei fatto, così ancora a caldo, e soprattutto dei nuovi, chi è più pronto per giocare dall'inizio e dare una mano subito? No, sono molto dispiaciuto per questo ragazzo. È un ragazzo che ha tanta voglia di emergere, tanta voglia di giocare per l'Atalanta. È un ragazzo che si sono accesi i riflettori anche dovuto al grande valore che ha preso in sede di mercato, un grande investimento che ha fatto la società. Si sapeva che, insomma, era reduce da un lungo infortunio, quindi insomma, però nessuno immaginava che potesse avere nuovamente una ricaduta di questo genere. Evidentemente sì, è stato un infortunio che è successo con la Juventus, e adesso bisognerà vedere nei prossimi giorni quali saranno, insomma, i tempi di recupero. Dei nuovi, chiaramente chi è arrivato prima, tipo Kolasinac, che è da inizio preparazione, sicuramente sotto aspetto dell'inserimento è quello che si è inserito meglio. Bakker, anche lui è dall'inizio preparazione, ma qualche problema in più magari nel ruolo sicuramente l'ha manifestato in queste partite, però insomma è anche lui uno appena arrivato. Poi quelli che sono arrivati nell'ultima settimana, è evidente che sono rimasti fermi qualcuno come Scamacca da tempo, qualcuno come De Ketelaere, che comunque ha giocato poco, e questi sono appena arrivati, però questi sicuramente hanno già dimostrato di essere dei profili giusti per l'Atalanta, anche se arrivano da stagioni non, per motivi diversi, non fortunate. Però questo è un po' l'obiettivo che invece mi esalta più di quelli effettivi di campionato, e poter riportare e cercare insieme a questi ragazzi di fare un lavoro che possa valorizzarli e portarli a dei livelli, che il loro potenziale esiste, non è ancora stato o solo saltuariamente espresso, e magari spero che l'Atalanta sia al posto giusto, la situazione giusta per far diventare ancora più forti questi giocatori. Elefante Gazzetta.
provo a chiedertelo, anche se so che risponderai che deve rispondere alla società. Conoscendo più o meno la tematica medica, insomma, questo è un infortunio che può andare dai 4 mesi in su. No, questo non sono proprio in grado di dirti. No, questo lo provo a dirlo io. No, la cosa che ti chiedo è chiaro che tu ti sei già espresso su Duvan, hai già detto quanto può essere importante, eccetera. Cosa può cambiare questo infortunio nelle sue prospettive eventuali di mercato? Credo che in questo momento, a questo punto, Duvan possa essere quasi indispensabile. Allora, intanto è chiaro che l'Atalanta ha fatto degli investimenti importanti nel settore d'attacco, pensando di ringiovanire su dei giocatori emergenti, su dei giocatori che devono recuperare da stagioni magari non fortunate, però la presenza di Duvan, di Muriel, questa è una cosa sicura nell'Atalanta, questi sono qui da tempo. Non è che questo infortunio cambia di molto quelle che sono le prospettive, le problematiche che ci siamo posti in queste settimane. Duvan in questo momento è un giocatore dell'Atalanta, un giocatore forte che ha recuperato anche lui dal finale di stagione dell'anno scorso, ha già fatto delle buone partite, si è allenato con continuità. Sotto l'aspetto della condizione è un giocatore che forse, proprio perché ha potuto allenarsi con continuità, sta meglio di altri, e quindi per quanto mi riguarda domani può essere sicuramente in campo. Poi dopo, quello che succede negli ultimi 15 giorni di mercato è veramente difficile da programmare, da dire in questo momento. Oggi Duvan è un giocatore dell'Atalanta. Riscassi Rai. Ciao Gian, in questa preparazione estiva hai avuto problemi in difesa con tanti infortuni, Tolò hai recuperato l'ultima partita, non c'è stato Palomino, hai usato spesso Scalvini al centro della difesa, volevo sapere come l'hai visto e come ti approcci sulla partita di domani, visto anche insomma, i recuperi dell'ultima partita, visto anche che è rientrato anche Hans nell'amichevole con l'Under 23, grazie. Tolò ha recuperato anche lui, si è allenato in questi giorni, poi magari domani è comunque disponibile, poi è stato fermo 2 settimane. Rafa ogni tanto qualche piccolo acciacco ce l'ha sempre, non è una cosa importante, però per domani è comunque disponibile, poi potrebbe anche non giocare dall'inizio, però in caso di necessità è sicuramente disponibile. Poi i numeri della squadra, questo è chiaro che col mercato aperto ci sono ancora tutte delle prospettive, però la società si è impegnata molto sui giocatori in attacco. Poi sa benissimo che magari in altri reparti può avere l'occasione, visto anche il mercato che è stato in uscita, no? Che è stato straordinario per certi aspetti. E quindi finora abbiamo un po' switchato le cose, no? entra uno esce l'altro, adesso quello che succederà nei prossimi 15 giorni ancora, forse poi lì ci sarà il mercato vero, o forse no, dipende dalle opportunità che nasceranno, e comunque l'Atalanta è molto attenta, molto presente, ha la disponibilità a cercare di completare al meglio possibile, bisogna vedere quello che offrirà il mercato. Noi una squadra di base l'abbiamo, che è quella dell'anno scorso, soprattutto in difesa. Bonzani, ecco. Buongiorno mister, a proposito di nuovi acquisti, l'ultimo è arrivato De Ketelaere, come l'ha visto in questi primissimi giorni e tatticamente quale può essere la collocazione per farlo rendere al meglio? Io credo che lui è un attaccante, quindi giocherà sicuramente davanti e poi sia lui che Scamacca sono a questo punto, senza Touré, sono i due giocatori nuovi dell'attacco e hanno bisogno di avere
una buona condizione, entrambi per motivi diversi sono un po' in ritardo, però sono già in grado di poter dare il loro apporto. Poi è chiaro che arrivando all'ultima settimana, soprattutto lui, però anche in allenamento ci ha fatto vedere delle qualità, dopo starà a noi nel tempo riuscire a far emergere un giocatore che l'anno scorso purtroppo non ha fatto, o forse meglio per noi, non ha fatto benissimo, però negli anni precedenti, insomma, il Milan è una società che quando sceglie i giocatori li sceglie sempre con dei criteri molto importanti, perché ha avuto sempre grandi campioni a disposizione. È una fortuna che ha già lavorato in un ambiente così alto come quello del Milan, con un allenatore bravissimo come Pioli, e quindi ha già dei concetti, è già più facilmente inseribile che magari un giocatore che ti arriva dall'estero, e così per Scamacca, quindi penso che con loro due questo processo sarà molto più rapido, però è chiaro che sono arrivati soprattutto De Ketelaere da pochissimi giorni, a Scamacca quasi. Belotti, Corriere della Sera. Buongiorno, salve. Domanda un po' secca. Domani in porta giocherà Musso o Carne Secchi? Gioca Musso. Risposta secca. De Sanctis, Bergamo TV. Buongiorno, mister. Fuori di metafora, qual è il suo obiettivo per questa stagione dell'Atalanta? Questo bisogna aspettare la fine del mercato. E quello penso che sia fondamentale un po' per tutte quante le squadre. Purtroppo questo è un campionato che inizia con tre partite prima della chiusura del mercato, quindi diventa difficile fare dei programmi prima, se intendete a livello di obiettivi di classifica o di raggiungimento in questo senso. L'altro obiettivo straordinario per me è invece quello che se una squadra che può essere che è già stata rinnovata e può essere rinnovata ulteriormente, quindi di rilavorare sui due giocatori, con quelli che già ci sono e con altri nuovi, per poter sempre cercare di dare le risorse all'Atalanta per poter essere sempre competitiva. E quello che è successo un po' quest'anno, credo che è straordinario quello che ha fatto in entrata, molto straordinario quello che ha fatto in uscita, forse unico, e questo è il vero segreto dell'Atalanta per poter cercare di rimanere sempre ad alti livelli. Iannarelli, Tutto Mercato Web, Corriere dello Sport. Buongiorno mister, volevo chiedere banalmente che gara si aspetta domani contro il Sassuolo. Partita vera di campionato, subito, difficile, troviamo un'ottima squadra. L'anno scorso abbiamo perso una partita che è stata sicuramente condizionata dall'espulsione di Mele dopo pochi minuti, però col Sassuolo sono sempre partite di qualità, perché loro sono una squadra di qualità e in attacco hanno sempre delle soluzioni e delle risorse importanti. È già una partita di campionato, per quanto tutte le altre vicende la mette quasi in secondo piano, invece per noi vale come la 38esima, e quindi c'è anche altri fattori, a prima del campionato, molto caldo, c'è tante situazioni, giocatori che arrivano, preparazioni diverse, questo vale per tutti chiaramente, fa passare un po' in secondo piano la prima di campionato, che invece è sempre molto, generalmente è sempre molto attesa, però sono già partite vere, equilibrate, difficili. Gennari, Tutto Sport. Ciao mister, detto che il mercato aperto non piace a nessuno, ho sentito che anche oggi Sarri ha risposto abbastanza seccamente sull'argomento, ti chiedo, per come la squadra è messa, non soltanto per chi è arrivato e chi è andato via, ma anche per come la vedi sul campo, dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico, l'inserimento dei nuovi, sei contento del punto in cui è l'Atalanta adesso? Ti aspettavi di essere a questo punto qua? Siete un po' più avanti, un po' più indietro? C'è la tua valutazione adesso che inizia il campionato rispetto a dove pensavi di essere a questo punto della preparazione? Io ho la fortuna di avere un gruppo solido ormai da anni, che quindi abbiamo visto anche nell'amichevoli, sa stare in campo, sa affrontare le partite in vari modi, e sono rivolto al lavoro per inserire poi i nuovi,
che in questo momento sì, siamo in ritardo con i nuovi, tutto con l'Asinac, con gli altri abbiamo bisogno di lavorare un po' di più per i motivi che abbiamo detto, sono arrivati da poco, sono tutti magari poco allenati alcuni, e questo ha dopo avuto anche lui una distorsione alla caviglia che ne ha ritardato l'inserimento. Di Bacca abbiamo detto, gli altri tre nuovi, uno purtroppo si è fermato, e quindi alla fine siamo ancora molto legati al gruppo con cui abbiamo finito il campionato, e su questo lì sono abbastanza tranquillo sotto aspetto tattico, sotto aspetto di affrontare le gare, insomma abbiamo comunque la nostra consistenza. Sull'inserimento dei nuovi dobbiamo sperare intanto che stiano tutti bene e poi procedere di volta in volta, perché è chiaro che questi ragazzi che abbiamo preso, soprattutto davanti, ci devono dare una bella spinta. Fornoni Ansa. Buongiorno mister, il termine di paragone che viene usato spesso per De Ketelaere è quello di Ilici, sono tutti e due alti, dinoccolati, mancini, hanno un bel controllo di palla, un bel tocco di palla, ma rischia di mettere troppa pressione addosso al ragazzo questo paragone, questo termine di paragone, oppure può essere uno stimolo positivo? Io tutti quelli che sono questi termini, giustamente fanno parte un po' del contorno del calcio, della gente, i tifosi sono tutti molto belli, cioè, sono tutti molto d'effetto, no? Poi dopo io invece che vado in campo cerco di trarre dal giocatore quelle che sono le sue caratteristiche migliori, forse in alcune molto può essere simile a Ilicic, però De Ketelaere è un altro tipo di giocatore. E comunque è chiaro che per me è una grande motivazione lavorare con lui, con Scamacca, con questi giovani che arrivano, anzi io ne chiedo sempre alla società che continui, no? Su questa strada, quest'anno ha cambiato sicuramente marcia rispetto ad esempio agli anni della Champions, che erano anche anni molto favorevoli per fare qualcosa di simile, e quindi io sono proiettato verso i vecchi e verso i nuovi a poterli inserire, a tirar fuori, perché poi abbiamo visto che quando succede qualcosa come quello che è successo a Højlund ne trae giovamento poi tutta quanta l'Atalanta e tutto quanto il sistema, no? Non è facile sempre fare questo, ma poi è andata bene anche con Boga, con Demiral, con Latte, penso Latte è stata fantastica questa cosa, Mele, non so, quindi c'è stato veramente e questo penso che sia la vera forza dell'Atalanta per poter continuare a giocare su livelli alti come stiamo facendo in questi anni. Carcano, il giorno. Buongiorno mister, domani Martin Deron, se gioca, fa 300 presenze assolute con l'Atalanta, che visto anche l'età è anche un record clamoroso. Visto che hai detto la forza del gruppo solido, questo è un giocatore magari di cui si parla sempre poco rispetto agli attaccanti, però praticamente con te ha sempre giocato, tranne squalifiche e infortuni, ha sempre giocato sostanzialmente come media. Sì, beh, lui fa parte insomma della nostra, anche della mia storia, no? Nell'Atalanta, non solo, ne rimangono sempre meno, ma è normale, nella natura delle cose, quindi domani 300 partite sono veramente tante, è una bella storia anche la sua, poi 300 partite, penso 290 di alto, forse 295 di alto livello sempre, di un rendimento sempre molto, molto continuo. Per me sono giocatori importanti perché mi aiutano, oltre per quello che fanno in campo, anche nell'inserimento dei nuovi acquisti, di quelli che arrivano, perché ormai hanno delle conoscenze, potrebbero fare gli allenatori anche loro, hanno delle conoscenze, dei comportamenti, perché la cosa più importante all'Atalanta è sempre l'esempio che danno loro in primis in allenamento, negli spogliatoi, questa è una cosa che a volte si valuta meno, ma quindi la mentalità che trasmettono, per me ormai sono dei collaboratori più che dei giocatori, quindi in questo senso 300 partite è un bel traguardo anche per lui e speriamo di festeggiarlo bene. Gianbruno Settegol. Buongiorno mister, buon campionato. Prima abbiamo parlato di De Ketelaere, parliamo un attimo di Scamacca. In un'intervista con la società ha detto: Gasperini vede delle qualità nascoste
farà di tutto per tirarle fuori. Ci può aiutare un po' a capire quali sono queste qualità? Allora, ma più che nascoste io direi abbastanza evidenti. Le qualità evidenti di questo giocatore è che ha un tiro straordinario di destro, ha una statura importante, una capacità di poter realizzare i gol di testa, forse più di quelli che ha fatto fino adesso, ha una buona base tecnica e quindi si parte di lì. Si parte di lì, su quello si cerca di modellare al meglio quelle che sono intanto le sue qualità migliori e poi intorno, insieme chiaramente alla squadra, di cercare di far rendere al meglio queste caratteristiche, che sono comunque caratteristiche importanti. Dusi, Bergamo News. Buongiorno mister, parlando di nuovi acquisti, Bacquer ha fatto tutta la preparazione, con lei volevo chiederle quali caratteristiche ha identificato in lui che possono essere più funzionali per il gioco dell'Atalanta in questo momento, perché la sensazione è che sia un po', rispetto agli altri esterni visti in questi ultimi anni, uno con caratteristiche diverse, molto più fisico, ma anche con un sinistro dolcissimo comunque. Quali sono le sue caratteristiche principali, dove può aiutare? Sì, io credo che abbiamo ancora bisogno, sia noi che lui, di potersi inserire al meglio in quello che è anche le nostre esigenze, quelle che sono le sue caratteristiche. Sicuramente ha un buon sinistro, e poi il ruolo comprende anche tante altre caratteristiche. Probabilmente abbiamo ancora bisogno di rodaggio, visto ormai le 7-8 amichevoli che abbiamo fatto, che non sono poche. A chiudere Porfidia, Teleoclusione. Buongiorno mister, buon campionato. Per quanto possano essere attendibili o no le amichevoli del precampionato, comunque contro la Juve non avete preso gol, che comunque è un dato positivo, mi sembra. Vuol dire che sarete comunque anche magari più, vedremo l'Atalanta concreta, che è sempre stata concreta, però magari a volte più coperta se necessario. Cos'è? La mia intenzione è sempre quella di cercare di, questa della coperta sì, fa parte dell'equilibrio della squadra, no? Ma noi, meno male, qualcuno di voi ha sempre fatto notare che siamo sempre stati, non so, quinti, sesti come difesa più o meno, negli anni è sempre stato quello il nostro standard, la differenza l'ha sempre fatta poi la capacità di realizzare più o meno gol. Questo penso che ormai sia una mia caratteristica, anche se ancora qualcuno fa fatica a recepirla. Io continuo a pensare, come il primo anno che sono arrivato qui, che l'Atalanta arriva in alto. L'anno scorso, quando vince, come l'anno scorso, 19 partite su 38, se riesce ad arrivare a questo numero di partite, a 20, è vero che ne abbiamo persa qualcuna in più. Abbiamo fatto forse 11 sconfitte, 8 pareggi, sarebbe stato meglio probabilmente il contrario, ma il mio obiettivo è sempre quello di vincere tante partite, perché con i 3 punti io credo che sono quelle che ti danno una classifica alta, più che fare tanti pareggi.